Bentornati carissimi amici retro in Clock Tower per PlayStation 1. Questa volta faremo assieme la ending B. E infatti con questa ending le cose andranno diversamente. Perché in questa ending qua praticamente, allora, più avanzano le lettere, più il finale sarà brutto. Allora, adesso in questa fase qua raccoglieremo la candela che abbiamo trovato. E riusciremo a salvare l'ispettore Goz. Praticamente ho tagliato tutto in modo tale da arrivare a in questa scena qui, insomma. Che questa scena era molto simile alla ending A. Praticamente adesso riusciamo a salvare Goz. E poi comunque andiamo avanti, perché le cose si modificheranno totalmente. Utilizziamo subito la Star Key, perché è questa qua, quella che dobbiamo subito utilizzare nel blocco, proprio per fare una cosa veloce, eh. Infatti, come potete ben vedere, questo video dura di meno rispetto agli altri. Ora inseriamo la chiave nella fessura. Noi adesso saliamo. E fino ad ora tutto normale. Benissimo. Ci accingiamo a uscire velocemente per ritrovarci poi, come abbiamo visto anche nella parte precedente, nella hall di tutto il castello. Entriamo in questa stanza qua velocemente, subito, ragazzi. Sempre la solita menata, qua ci sarà il ratto. Andiamo al buco anche lì. Spostiamo il tavolino. Benissimo. E usciamo velocemente. Andiamo al piano basso, scendendo le scale. Seguite questa direzione, vedete che la porta, questa qui, è l'ultima qua, bene. Sempre il ripostiglio. Sì, questa è la cucina, sì, giusto. Sapete che qua c'è il passaggio segreto? Quindi attiviamo di nuovo il passaggio, va benissimo. E noi scendiamo. Per il momento tutto nella norma.
Cerchiamo di andarcene, lei sentirà dei rumori. Poi troveremo Beth. No, I'm all right. He's going to kill us anyway. I don't want to go any further. We can't get upstairs anymore. Why would we want to go upstairs? Because we might be able to find a way out of here. There probably isn't a way out. But if you really want to go, take this key. I found it a little while ago. I don't know what it opens, but it'll probably open something in this mansion. Una volta che abbiamo ottenuto la chiave per aprire la serranda, usciamo da qui. E fino ad ora è tutto a posto. Velocemente usciamo. Andiamo verso destra. Perfetto, anche qua riutilizziamo la chiave per aprire Esatto. Sempre andando verso destra. Dobbiamo utilizzare l'olio per far sì di aprire la porta ed entrare al suo interno. Anche qua prendiamo la corda. Apriamo la bara e qua troveremo, come abbiamo già visto anche nella ending A, troveremo il corpo del primo Scissorman, ovvero Little John, che ha al suo interno una chiave, cioè sta stringendo una chiave che noi dobbiamo assolutamente prendere, la box key. Però box key e utilizziamola per aprire questo box e troveremo al suo interno Ellen Maxwell. Attenzione però che perché qua si aprirà la porta e ci saranno i pipistrelli. Noi utilizzando la corda sigilleremo momentaneamente la porta. Riutilizziamo il box per salvare Ellen. Jennifer. Are you all right? Yes, but my head hurts a little. Is there a way out of here? I don't know. But I do know one thing. If we don't kill Scissorman, he'll kill us whether we get out of here or not. Jennifer, there must be a way to destroy him in this mansion, and I must find it.
Oh, Helen, look what I found. Can you read it? It's in Latin. Words to open door. Words to open door? I think that's what it says. Look here. These words down here must be the spell. It says, Mha-ish. It sounds like a magic spell. Maybe this is the key to kill Scissor Man. Boh, usciamo adesso da qua e abbiamo ottenuto sempre le parole in latino, la formula magica per sconfiggere Scissor Man. Però ragazzi, dovremo fermarci qua, nel senso che adesso che abbiamo ottenuto uno degli oggetti per completare questa ending, non dovremo far sì di trovare l'altro, perché ovvero mancherà un oggetto per completare il finale, per ottenere il finale A. Noi invece dobbiamo ottenere il finale B e il finale B. Quindi adesso andiamo avanti a fare il resto, quello che ci serve per arrivare proprio direttamente da Scissor Man. Adesso qua dovremo andare subito a cercare Nolan che si trova qua dentro, però quando noi tenteremo di entrare, eccolo qua, quindi velocemente. Ormai lo spavento non c'è più perché mi ha già fregato una volta, adesso non mi frega più. Adesso automaticamente Jennifer vi entrerà dentro, non preoccupatevi, è tutto calcolato nei minimi dettagli. Scissor Man non ci farà proprio niente. E qua troveremo Nolan ferito, ma starà bene. Jennifer! Nolan, you're alive! Where is everyone? I don't know. Scissor Man attacked us and everyone scattered. Nolan, you've hurt your leg. Just a cut. I'll be all right if I rest. Nolan, I'll go. By yourself? I'll come back after I've found and killed him. What was that? You saw them too? I've seen them a few times already. They are probably the ghosts of the children killed here. Oh, so many. Adesso che abbiamo visto gli spettri dei bambini che sono stati uccisi dal primo Scissor Man, usciamo da qua. Adesso avete visto anche, perfetto, la strada è giusta. Dobbiamo utilizzare la chiave per aprire questa porta. Velocemente entriamo anche qua. Spostiamo sempre la sedia per prendere l'oggetto qua in alto.
Se vi ricorderete, non abbiamo preso qualcosa. Ok, vabbè, tanto abbiamo preso questo, che è la genealogia della famiglia Burroughs. Però ragazzi, riflettete un attimino. Cosa non ho preso rispetto alla versione precedente? Vi ricordate quella specie di libro fatto in pelle o rame, adesso non ricordo bene il materiale, che andava inserito qua dentro? Ecco, quel libro lì ci avrebbe portato a prendere la daga che serviva per colpire Shistorman. Invece noi non l'abbiamo fatto. Perché la daga è l'oggetto che ci permette di salvarci alla fine. Nella ending B, purtroppo, non trovando il pugnale, Jennifer subirà la stessa sorte di Shistorman. E questa è la fine, diciamo, la ending B. Adesso ciò che ci serve a noi è salvare Tim, farci dare il fiammifero, inserire la candela là nel candelabro, accenderla, indagare nel camino. E trovare quindi la mappa che ci permette di andare in giardino e trovare il passaggio segreto, che ci permette poi di arrivare al covo di Shistorman. Looks like we're in a bit of a jam, doesn't it? I think you should keep these matches. Matches? Maybe you'll need a light. Thank you, Tim. Adesso cerchiamo praticamente Quentin Burrows, che dovrebbe essere questo il quadro. Praticamente è considerato colui, la tredicesima generazione, colui che diciamo ha tradito. Qua ci sono delle parole, eh. Per trovare la porta che, sì, po che possa espellere il bambino diabolico. Praticamente lui è, diciamo, l'unico membro della famiglia Burroughs che ha voluto combattere la maledizione che affliggeva la sua famiglia. Ed è l'unico, ragazzi, ad aver fatto. Infatti è considerato da tutta la famiglia Burroughs il traditore. Comunque, adesso torniamo di sopra, adesso che abbiamo il fiammifero, abbiamo la candela, vediamo di trovare la mappa che ci identifica il passaggio segreto. Perfetto, abbiamo trovato la mappa. E adesso scendiamo al piano inferiore. Perfetto, adesso
Cerchiamo qua tra i cespugli, dovremo trovare l'interruttore per drenare l'acqua, la valvola per drenare l'acqua, così a sua volta noi potremo scendere di sotto. Come abbiamo visto qua nella ending A, troveremo qua il professor Barton che si è impiccato. Cosa vuol dire? L'avevo già spiegato nella parte precedente, però per chi non avesse seguito quella parte o chi magari interessa solo l'ending B, praticamente il professor Barton, anche lui, aveva subito l'influsso negativo di Scissor Man e si era fatto impossessare, fin probabilmente dall'inizio. Comunque ora poco importa. Accorgendosi, ha preferito farla finita, con molta probabilità. Adesso noi scenderemo e cercheremo proprio di arrivare alla parte finale dove ci spetta la battaglia con Scissor Man. Come era successo anche nella parte precedente, probabilmente che il tutor di Edward si è accorta che il bambino evidentemente non era quello che voleva far sembrare di essere. Infatti, Edward non è altri che Scissor Man, che ha voluto proprio tornare al castello Burrows. Ed è praticamente finita, nel senso che siamo proprio giunti alla fase finale, soltanto che lui non si chiamava Edward, ma non era altri che Dan, uno dei fratelli gemelli, cioè uno dei due gemelli del primo Clock Tower, soltanto che Dan era protetto in quell'involucro di umanoide che doveva praticamente rigenerarsi. E il primo Scissor Man non era altri che Bobby. Ok ragazzi, mentre Nolan lo distrarrà un attimo, adesso inseriamo qua la statuetta sull'altare, pronunceremo le parole magiche. Con queste parole magiche si aprirà la porta che risucchierà Scissor Man. Però noi, non avendo il pugnale per difenderci, Jennifer subirà la stessa sorte. Io adesso vi saluto e ci sentiremo alla prossima ending. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video. Thank you.